abbiamo giocato soprattutto per la famiglia Labuso. Noi abbiamo partecipato ieri sera, non potendo partecipare oggi visto che giocavamo, e quindi noi oggi la vittoria è dedicata soprattutto, ripeto, alla famiglia Labuso, una vittoria che ci tenevamo tanto, la dedicata da loro, perché veramente una famiglia che ha dedicato tanto per la città di Gela e per il Gela Calcio. Il nostro progetto è quello di partecipare a tante manifestazioni, di stare vicino a qualsiasi tipo di manifestazione. In questo caso particolare sicuramente vicino alla famiglia Labiso. Ieri abbiamo partecipato anche portando una maglia che lui ci teneva tantissimo, la maglia di Fabio Campanaro, con la dedica di tutta la squadra. Quindi, oggi veramente ci trovavamo a fare un'ottima prestazione, anche se in un clima un po' particolare. Molti di noi lo conoscevano, Emanuele, io personalmente l'ho conosciuto qualche giorno prima al bar, dove abbiamo scambiato qualche chiacchiera, e da lì si capiva che ci teneva veramente al Gela Calcio. Il Gela ha giocato, diciamo, si vede che è una squadra che magari ha qualche difficoltà, però ha giocato bene la partita. Però al di là di questo, alcune situazioni che le abbiamo regalate noi, rimane il rammarico, perché il secondo tempo penso che abbiamo tenuto aperta la partita insieme alla fine, e se non siamo ingenui, se Grippi non si fa buttare fuori, che è l'unico uomo che magari in quel momento là rapido che li può mettere in difficoltà là davanti, ce la potremmo giocare benissimo insieme alla fine. Che Gela ha visto? Ma io ho visto il primo tempo un Gela, sì, come doveva giocare, ma poi il secondo tempo un Gela molto molto timoroso, perché forse pensava di aver chiuso la partita, o forse pensava, non lo so, o è ceduta sotto l'aspetto fisico, perché ci ha regalato alcune situazioni che una squadra che deve vincere il campionato chiaramente non può permettersi di regalare. Ora io non voglio assolutamente, io devo guardare quello che succede in casa mia, non devo guardare quello che succede in casa degli altri, però ripeto, una squadra che deve vincere il campionato non può lasciare aperto, diciamo, la partita in questa maniera qua. Ancora continuiamo a commettere tanti errori, soprattutto in base difensiva. Il problema è collettivo, oggi sicuramente è stato soprattutto mentale. Dopo un 3-0 la partita si deve finire, invece ancora noi l'abbiamo tenuta in gioco, e rischiare onestamente contro una squadra modesta, perché oggi credo la partita su 3-0 è chiusa. Noi ci mettiamo del nostro, come oggi, per riaprire la partita.